Io penso di aver fatto nella vita, di aver costruito con i miei genitori un'impresa. Mi sono battuto, e qui c'è Massimo Baldini, il senatore, che una volta a Carrara venne a un nostro incontro e da lì uscì fuori poi con la sua proposta, santa proposta dei 6 anni, rinnovabili automaticamente. E su quella base noi abbiamo chiesto ai nostri comuni di fare i piani regolatori di spiaggia, abbiamo detto datevi da fare, il turismo ha bisogno di rinnovamento, c'è bisogno di avere uno strumento che ci consenta di andare avanti, perché oggi con la legge Baldini, se andiamo in banca ci danno anche i soldi, quindi quando una cosa migliore di questa non potevamo sicuramente aspettare altro, di più. Quindi abbiamo fatto, abbiamo investito, c'è gente che invece ha comprato quelli che già erano stati costruiti e quindi hanno investito dei soldi, gente che magari tornava da una vita in Svizzera di lavoro, di sacrifici per i figli, hanno comprato un'attività sicura, un'attività sicura, perché mai nessun notaio, nessuna persona avrebbe o ha avvertito il mio caro Caetano che dice guarda che tu non stai comprando niente, capito? Questo avrebbero dovuto dirci, voi non state comprando niente, perché stiamo scherzando, il governo italiano sta scherzando. Stiamo veramente scherzando? Io non posso credere che veramente ci sia un governo, un politico che possa decidere la vita e la morte della mia impresa, della mia famiglia. Questo noi non ve lo permetteremo. Non fosse questo qui il figlio di Cristo, ma insomma io penso che non possa esserci tra i politici di oggi poi, perché veramente siamo arrivati a un punto, io ne conosco poco, Baldini, Vaccarezza, qualcun altro, ma insomma. E allora io ho pensato che siccome non credo che sia una questione europea, questa non è una questione europea, l'Europa non vuole il male di tanta gente, non vuole il male, allora ha fatto una legge, noi su quella legge, sulla legge Boxa non ci rientriamo sicuramente, questo lo possiamo dimostrare in qualsiasi momento, ma anche se fosse il governo in qualsiasi momento potrebbe risolverlo con una qualsiasi risoluzione che garantisca il futuro delle nostre imprese. E allora mi sono immaginato, visto che con le leggi, con tutto quello, le norme che abbiamo, tutto quello che abbiamo ottenuto, noi abbiamo la possibilità di far legiferare il governo italiano una posizione che salverebbe tutte le imprese italiane, qualsiasi essa fosse e dove fosse posta fisicamente questa impresa, perché acquisirebbero con la nostra proposta il diritto a rimanere, a stare per sempre, non con una proroga, un incentivo, un riconoscimento di una tangentina per farmi stare zitto, forse non lo so, che cosa mi vogliono dare? Io voglio solo ed unicamente la mia impresa che mi sono costruito. Allora, se queste anni, dopo aver presentato progetti, in regola con i piani regolatori, con tutte le norme delle capitanerie di porto, di qualsiasi ente che ha
la giurisdizione per poter imporci delle regole, se noi lo abbiamo fatto e siamo stati autorizzati a fare un'impresa, a fare una struttura, urbanizzando quell'area, perché noi abbiamo gli allacci alle fogne, abbiamo la luce, abbiamo l'acqua, il telefono, magari l'entrata, il parcheggio, la casa, abbiamo tutto, in molti casi, abbiamo tutto sull'oramai, che quella che può un giorno la spiaggia, l'arenile, quell'area lì ha perso le caratteristiche, è ormai non ha più quella caratteristica di demanio. Quindi, che ci vorrebbe a dire all'attuale proprietario della sua impresa, di quello che l'ha fatta regolarmente, acquista l'area dove insiste il tuo stabilimento balneare. Facendo così, concedendoci questa possibilità, noi risolveremmo il problema a qualsiasi livello, a livello europeo, a livello nazionale, ma facendo rimanere il tutto com'è, non cambierebbe nulla. Noi continueremo a svolgere il nostro lavoro, salveremmo le nostre imprese, le nostre famiglie, e lo Stato acquisirebbero delle cifre enormi. Io l'altro giorno, in convinzione, a Parmi ho fatto un conto, 1.000 chilometri, sono 1 milione di metri lineari, per una profondità di 40 metri sono 40 milioni di metri quadrati, a una cifra X praticamente concordata con le categorie, potremmo arrivare a immaginare miliardi, più di una finanziaria. E questo poi si ripeterebbe ogni volta che verrebbe urbanizzata una spiaggia, un tratto di spiaggia, o dove venisse costruito una struttura turistica balneare. Quindi la soluzione c'è, io la propongo e continuo a battermi per questo, anche perché dico sempre, ormai 70 anni, Ricci, quanto vuoi durare? O ci sbrighiamo, datemi sta soddisfazione, datemi la mia impresa, penso di avermela conquistata con il sudore e i sacrifici di un'intera famiglia.